con Marco Scotuzzi, co-regista del film Le Voci Sole, al cinema dal 4 al 6 luglio 2022. Ben trovato. Grazie, grazie a voi. Che racconto è il vostro? È un racconto di una caduta agli inferi, di una famiglia, marito, moglie e figlio, che si trovano intrappolati in una situazione più grande di loro e devono fare i conti con dei problemi che li portano a scoprire lati diversi e nuovi di loro stessi con cui fare i conti. La storia è molto semplice: il marito viene trasferito dall'Italia alla Polonia per lavorare, perché la fonderia nella quale lavorava in Italia ha chiuso. E appena arrivato in Polonia comincia questa serie di videochiamate con la moglie e col figlio, appunto, dove si racconta appunto la loro vita a distanza. Succede che la moglie è preoccupata che il marito non mangi bene in Polonia, e allora comincia, è anche un modo per sentirsi in qualche modo vicini, a insegnarle a cucinare. E quindi in queste videochiamate diventano anche delle videoricette che in qualche modo la moglie insegna al marito. Visto che hanno un rapporto così molto salato, comunque anche un po' litigarello, il figlio decide di riprenderli e di mettere a loro insaputa queste videochiamate su YouTube online, e improvvisamente questa famigliola così di sconosciuti diventa molto popolare in rete. Chiaramente il fatto che questa famigliola diventi improvvisamente così popolare, cominciano anche appunto a guadagnare dei soldi e a essere riconosciuti, sempre più riconosciuti. Questa situazione in qualche modo fa gola, perché la moglie comincia a dire: caspita, ma se cominciamo a guadagnare così tanti soldi, cosa ci fai tu lì a lavorare in fonderia in Polonia? Torna da noi e facciamo videoricette e diventiamo famosi. Poi in realtà qualcosa andrà storto, marito e moglie non si trovano d'accordo sul gestire insomma questa dinamica, e quando poi qualcosa tra loro due va storto, l'ondata di follower che in un primo momento li aveva investiti si trasformano in haters, di fatto distruggendo la loro vita. Poi c'è un finale che ruota attorno a questo fenomeno molto attuale di improvvisa popolarità, che poi in realtà si rivela qualcosa di molto fragile, dove basta che una cosa va storta, insomma, le certezze che abbiamo nella nostra vita, insomma, sui nostri rapporti più profondi, su chi siamo noi, è un attimo che si sgretolano. Ecco. Come era partito il progetto? Da un'idea del mio co-regista, di Andrea Brusa, che ha scritto anche la sceneggiatura, e ci siamo confrontati molto. È una storia che viene da lontano, perché nei cortometraggi precedenti che abbiamo fatto io e Andrea, sempre abbiamo cercato storie appunto di cadute agli inferi, di persone che vedono scivolare la propria vita in condizioni appunto così nuove, in qualche modo kafkiane, paradossali, dove è necessario reinventarsi per uscirne. E quindi la cosa che ci affascina sempre a noi molto è questa capacità che hanno a volte gli esseri umani in certe condizioni di rivelarsi un po' come nuovi. E se non fossero scivolati in queste condizioni così in qualche modo estreme, senza una via di scampo, sarebbero rimasti sempre uguali a loro stessi. E a volte queste cadute agli inferi invece presentano un lato positivo, che è quello un po' di riscoprirsi come nuovi e gestire la vita in maniera diversa, ecco, con una nuova consapevolezza. Un'uscita evento in 3 giorni, come mai questa scelta? È una fase questa delle sale cinematografiche, insomma, italiane, che dopo la pandemia non era così scontato riuscire a uscire al cinema. Noi siamo particolarmente legati alle sale cinematografiche, perché io e Andrea siamo andati 1000 volte al cinema insieme durante l'università. Io e Andrea ci siamo conosciuti appunto sui banchi dell'università Yulm, e consideriamo la sala un po' come un rito laico, dove le persone vanno, si siedono e guardano un film dall'inizio alla fine, cosa che invece quando guardi il film a casa la fruizione della pellicola è sicuramente diversa. E quindi ci tenevamo molto al fatto che il film, nonostante un periodo non così roseo delle sale cinematografiche, comunque uscisse in sala. È arrivata questa disponibilità favolosa per noi di Medusa, e quindi abbiamo detto: caspita, cogliamo subito la palla al balzo. Pur per 3 giorni, comunque, la gioia è inaspettata, veramente fino a poche settimane fa, quindi siamo felicissimi. Ci dai dei riferimenti web per saperne di più? Sul sito nieminenfilm.it, sicuramente, che è il sito della casa di produzione, e poi sulle pagine social, quindi Facebook e Instagram, di Nieminen Film. Ci sono poi tutti i riferimenti, pubblicheremo anche la lista delle 30 sale nelle quali uscirà il film. Il film Le Voci Sole al cinema dal 4 al 6 luglio 2022. Un saluto e un ringraziamento al co-regista Marco Scotuzzi. A presto! Grazie.